Dunque, scusate, non sono abituato alla dimensione ambra con il... Allora, stasera vi leggerò delle cose autobiografiche, visto che siamo in ambito carbone, sono quasi tutte inedite, tranne la prima che è tratta da Generation of Love, un libro che non è più in vendita da 3 anni e su Amazon American è in vendita a $550, non sto scherzando, volevo dire perché, che per $550 vengo io a casa vostra a leggerlo direttamente, nel caso qualcuno pensasse di volerlo acquistare. Allora, vi leggo una parte del libro che riguarda la mia infanzia. Io e Claudio, eccoci lì per esempio, sfavillanti e frementi per la serata più in dell'intero programma delle manifestazioni culturali di Lentate Trovanti per cittadini in età elementare, la sfilata delle maschere al cinema dell'oratorio. Ci godiamo lo spettacolo seduti in platea, circondati da bambini scatenati nei loro vestitini di carnevale. Noi due, con precocissimo gusto per la distinzione, indossavamo maschere del tutto inusuali. Giulio Cesare, io e Ettore Fieramosca, lui. Ancora oggi mi chiedo chi fosse questo Ettore Fieramosca, vestito comunque da tipo pirata, con mantello azzurro. Stavamo lì tutta la serata a bearci della passerella, da spettatori naturalmente. Mai avremmo accettato di presentarci noi stessi sul palco per subire l'esame con votazione dei giurati adulti seduti nell'angolo. Stare in platea era 1000 volte meglio, nessuna rivalità, nessuna frustrazione e piena libertà di prendere in giro tutti i partecipanti. Ed eravamo così piccoli, mio Dio, che ancora oggi non mi capacito di come potessimo essere già così vipere. Per dirne una, rivedo questa immagine precedente alla sfilata di bambine che si incontrano nel foyer. Una chiede all'altra, da cosa sei vestita? Ma prima che l'amichetta possa rispondere da damina, Claudio interviene e spara un dabattone del 700, talmente riuscito che la madre della damina, a un passo da noi, gli tira un sonoro ceffone sulla nuca, accompagnato da uno scandalizzato commento dialettale, brutto sfacciato per il non lentatesimo ascolto. Le nostre vittime comunque erano a dir poco sacrificali, si buttavano tra le fiamme dei nostri commenti completamente ignare della loro sorte. Felici del loro status mascherato, attraversavano il palcoscenico con sbalorditiva ingenuità e identici vestitini. Decine di contadinelle, centinaia di zorro e miliardi di fatine. Indistinguibili fra loro, subivano l'introduzione laconica della presentatrice. E adesso Cremonesi Giovanna, vestita da fata dai capelli turchini. I voti innoiati della giuria, 6, 6, 6, 7, 6, 10, papà di Giovanna, 6, 6, 6, e gli urletti nostri. In questo scenario desolante era gioco forza che vincesse per 3 anni di seguito un costume rimasto icona nella mitologia personale mia dell'amico Claudio. Oh, l'emozione e il delirio quando veniva annunciato il nome, e ora Brambilla Luciana, regina delle nevi. Scintillante di nulla si presentava sul proscenio questa dama bianca che conosciuta in persona tendeva molto al rozzo, ma lì sotto i riflettori irradiava glamour infantile a 1000. Con l'abito bianco dalle maniche penzolanti e stalattite di ghiaccio, il suo lungo strascico e la corona. Che cosa rappresentasse realmente, a quale personaggio fiavesco si ispirasse, poco importa. Il solo potere evocativo di quel regina delle nevi si stagliava come un diamante sonoro scagliato nell'immobilità della serata. E il costume, una sorta di abito da sposa di pizzo e plastica, trasparente e cucito insieme con evidenti premonizioni cyberpunk, era un tale splendore da lasciare tutti mesmerizzati. Favolosa, gridavamo io e Claudio all'indirizzo della giuria, ma non era necessario influenzarli. La vittoria di Luciana era inevitabile, per evidente superiorità stilistica. Ogni volta un trionfo, destinato probabilmente a ripetersi all'infinito se non fosse che improvvisamente il cinema venne chiuso per inagibilità e la manifestazione sospesa per sempre. E comunque, proprio l'ultima volta, nella serata che segna la terza vittoria dell'inossidabile Luciana, io e Claudio abbiamo una vera illuminazione esistenziale, il primo travestito della nostra vita. Siamo lì, come al solito, platealmente accomodati quando la presentatrice declama «E ora Castol di Mario, vestito da Primavera». L'annuncio meraviglia la ragazza stessa, che subito si corregge. Scusate, sarà un errore, Castol di Maria. E invece nessun errore. Eccolo lì, Castol di Mario, indifferente e altero, con la sua bella gonna a fiori, il cappello alla veletta e l'ombrellino ricamato, che rotea con maestria sospetta, indice sicuro di infinite prove davanti allo specchio di cameretta sua. La passerella avviene nella più assoluta linearità.
Io e Claudio esplodiamo dell'entusiasmo. Unici nel teatro ci sbracciamo festanti. 10, 10! Gli altri ci guardano perplessi. La giuria assegna i soliti 6, 7, 6, 6, 6. Primavera termina il suo girotorno e torna dietro le quinte. Non accade niente di speciale. La verità è che solo noi ci siamo accorti che non era una bambina. Il dubbio non ha neanche sfiorato gli adulti. Ma noi lo conosciamo il Mario, ha un paio d'anni meno di noi e nella nostra scuola. A noi quel mascheramento d'altro sesso così ricercato e convinto, così privo di ironia, ci ha folgorato. E poi, se neppure uno l'ha capito che era un travestimento, non è questa la vera maschera vincitrice della serata? Moralmente, io e Claudio battiamo la regina delle nevi dal podio e ci piazziamo una regina vera. Adesso per la legge del contrappasso, dopo la cosa più vecchia che ho scritto, una delle cose più nuove che ho scritto. Allora, per voler fare il moderno, ho voluto scrivere un'epopea via Twitter. Come sapete, Twitter prevede solo la possibilità di inserire post di 140 caratteri e in America è già nata da qualche anno una forma di letteratura che si chiama Tweetlit, addirittura il premio Pulitzer Jennifer Egan ha pubblicato un romanzo che si chiama Scatola Nera, scritto esclusivamente di Twitter. E io, volendo emulare questi grandi risultati, ho deciso di scrivere anch'io la mia piccola epica in forma di Twitter. E ho deciso di dedicarla al mio barbiere. Allora ho cominciato a segnarmi le cose che il mio barbiere mi dice quando vado a tagliarmi i capelli, e da qui è nato questa splendida opera immortale. Si chiama Il mio barbiere, un'epica moderna. Il mio barbiere ha 46 anni, una moglie, due figli adolescenti. Il mio barbiere lavora a Milano, ma vive con la famiglia nell'Interland. Il mio barbiere abita accanto a una fermata della metro, linea rossa, e al negozio a 100 metri una fermata della metro, linea rossa. Il mio barbiere viene in negozio ogni giorno in macchina e si lamenta del traffico. Il mio barbiere, quando parla della violenza sulle donne, dice: una donna non va toccata neanche con un fiore. Il mio barbiere non è mai stato in un ristorante cinese perché sei matto, quello ti fanno mangiare i cani. Il mio barbiere non è mai stato in ristoranti giapponesi, messicani, argentini o greci perché, come la cucina italiana, non ce n'è nessuna. Il mio barbiere non ritiene una falla nel ragionamento il fatto che non abbia mai provato altre cucine al di fuori della nostra. Il mio barbiere si lamenta per una multa ricevuta per aver parcheggiato l'auto in un posto riservato agli invalidi. Il mio barbiere giustifica il gesto con la motivazione: se uno non trova il parcheggio, cosa deve fare? Il mio barbiere, quando parla di conoscenti defunti, fa seguire sempre al loro nome l'aggettivo buonanima. Il mio barbiere è di origine abruzzesi. Il mio barbiere ogni anno va in vacanza giù al paese. Il mio barbiere non ha mai considerato un'altra qualsiasi meta come alternativa per le proprie ferie. Il mio barbiere non è mai stato a Roma. Il mio barbiere dice che Roma deve essere bella, Il mio barbiere non è mai stato a Venezia, Firenze, Napoli, Palermo, Cagliari, Bologna, Torino, Pisa, Siena, Urbino. Il mio barbiere non è mai stato a Lecce, Genova, Matera, Caserta, Rimini, Riccione e Pompei. Il mio barbiere è stato a Como e a Lecco. Il mio barbiere è stato anche a Trieste per svolgere il servizio militare. Il mio barbiere non è mai stato all'estero. Il mio barbiere mi ha annunciato che per l'anniversario dei 20 anni di matrimonio andrà in crociera con la moglie. Io: ah, che bello, quest'estate. Il mio barbiere: no, fra 4 anni. Il mio barbiere dice che andare al mare è come un lavoro, devi andare in spiaggia a spalmarti sempre la crema e stare lì a prendere il sole. Il mio barbiere, quando ha un contrasto di natura legale con qualcuno, fornitori, condomini, eccetera, dichiara: ma io quello lo porto a Forum. Il mio barbiere, per avvalorare la veridicità di una notizia, specifica: l'hanno detto a Striscia la Notizia. Il mio barbiere, per avvalorare la veridicità di una notizia relativa a un fatto di cronaca, specifica: l'ha detto Barbara D'Urso. Il mio barbiere non accetta il fatto che io non tifi per nessuna squadra di calcio, quindi insiste: ma almeno una che ti fa simpatia? Il mio barbiere non ha votato nelle ultime 3 elezioni. Il mio barbiere dice che la musica dei nostri tempi era migliore di quella di adesso. Il mio barbiere dice che la sua cantante preferita è Sandra, quella di Maria Magdalena.
prima di conoscere il mio barbiere non immaginavo che Sandra potesse essere la cantante preferita di qualcuno. Il mio barbiere dice che è fedele a sua moglie. Il mio barbiere mi ha fatto intendere che ha avuto diversi amanti che a volte ha consumato il negozio con la seranda abbassata. Il mio barbiere ha un'evidente fissazione per la pulizia. Il mio barbiere interrompe il mio taglio per pulire il lavandino dove mi ha lavato i capelli. Il mio barbiere interrompe il mio taglio per pulire lo specchio sopra il lavandino dove mi ha lavato i capelli. Il mio barbiere interrompe il mio taglio per spazzare via i miei capelli caduti a terra, anche se poi inevitabilmente ne cadranno altri. Il mio barbiere ci tiene all'aspetto del suo negozio. Il mio barbiere almeno una volta all'anno ritinteggia il negozio. Il mio barbiere ha scelto come tinta di quest'anno le pareti il verde acido. Il mio barbiere dice che ha fumato una sola canna quando aveva 16 anni e dopo è stato malissimo. Il mio barbiere non ha mai più fumato canne da allora. Il mio barbiere dice che i drogati prendono l'LCD e poi hanno le visioni. Il mio barbiere, mentre mi taglia i capelli, con lo sguardo tiene d'occhio la strada per vedere se si libera un parcheggio per la sua macchina. Il mio barbiere, se si libera un parcheggio più vicino al negozio, mi chiede di aspettare un attimo, corre fuori a spostarla. Il mio barbiere è molto soddisfatto quando riesce a parcheggiare la sua auto a portata d'occhio. Il mio barbiere, quando una macchina sta per parcheggiare accanto alla sua, va a controllare che non la sfiorino. Il mio barbiere considera rigare la macchina a qualcuno come il maggiore affronto esistente. Il mio barbiere conosce tutti gli abitanti del quartiere. Il mio barbiere, quando cita qualcuno della zona, aggiunge sempre, con una punta di orgoglio, è un mio cliente. Il mio barbiere conosce ogni movimento commerciale in atto nei dintorni, chi ha venduto il negozio, a chi, per quale cifra e, per quando, e quando riapre. Il mio barbiere dice che il ristorante sotto casa mia non ha mai funzionato. Il mio barbiere dice che il caffè nel bar accanto al suo negozio fa schifo, che dovrebbero vergognarsi se avviene un caffè così. Il mio barbiere, se vado la mattina presto, mi chiede subito se voglio un caffè invitandomi al bar accanto. Il mio barbiere dice che anni fa è ingrassato, arrivando a pesare più di 100 kg. Il mio barbiere dice che è dimagrito da solo secondo una sua dieta. Il mio barbiere dice che la sua dieta era mangiare solo insalata. Il mio barbiere sul biglietto da visita del negozio ha scritto «Orario non stop, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.» Il mio barbiere ignora il concetto di orario non stop. Il mio barbiere riceve spesso chiamate sul cellulare. Il mio barbiere lascia suonare l'apparecchio per un po', poi chiede scusa e va a rispondere. Il mio barbiere, secondo una mia personalissima statistica, riceve solo telefonate da sua moglie. Il mio barbiere dice alla moglie, scusa, un cliente, ti richiamo, e attacca. Il mio barbiere ripete questa scena ogni volta che vado da lui. Il mio barbiere, al termine del lavoro, mi mostra sempre l'effetto del taglio sulla mia nuca attraverso uno specchio tondo. Il mio barbiere si fa i complimenti da solo, sono il migliore, anche stavolta un taglio perfetto, eh? Il mio barbiere, se mi irrita col rasoio, si giustifica dicendo «Chi bello vuole apparire, un po' deve soffrire». Il mio barbiere, quando parla di Viagra, non usa mai il suo nome commerciale, ma il gentile eufemismo «la pillolina blu». Il mio barbiere dice che anche se sei anziano, la pillolina blu non serve a niente, basta che c'è la passione. Il mio barbiere, a circa 40 anni, riporta questa affermazione come verità perché l'hanno detto a Porta a Porta. Il mio barbiere è andato con la moglie in un locale di Gevano, ma poiché era chiuso hanno deciso di visitare la città. Il mio barbiere dice che la piazza di Gevano è bellissima. Il mio barbiere dice che noi nei nostri dintorni ci sono delle cose bellissime e la gente non lo sa neanche. Il mio barbiere mi ha fatto ascoltare una compilation di musica trance che gli ha registrato un suo cliente. Il mio barbiere mi ha chiesto, sai chi ha inventato la musica trance? Io ho ammesso di non saperlo, è lui, gli indiani d'America. Non so dove il mio barbiere prenda queste informazioni prive di fondamento. Il mio barbiere dice che dal pasticcere compra sempre la torta Schacker, che è buonissima. Il mio barbiere sa che faccio lo scrittore. Il mio barbiere non ha un'idea precisa di cosa significa fare lo scrittore. Il mio barbiere, una volta che mi ha visto leggere un romanzo in attesa del mio turno, mi ha chiesto, è un libro che hai scritto tu? Il mio barbiere presume che gli scrittori vadano in giro leggendo i loro stessi libri. Il mio barbiere non saprà mai che ho scritto questa epopea su di lui.